cazzo, sì! Ciao ragazzi, siamo tornati. Non potendo uscire dal comune, abbiamo deciso di venire a fare il primo video dell'anno qua sul nostro home lake, che è il lago di Varese. E proveremo a dar la caccia all'uccio italico, che in questo lago è ben presente. Allora, proveremo sicuramente con un jerk in acqua bassa, un bel topone, un Erasmouse con uno shark, stiamo pescando a jerk su un metro d'acqua. Ci sono le ninfe che stanno iniziando a crescere. Stiamo praticamente pescando in mezzo, sperando che qualche lucio uscito da poco dalla frega stazioni ancora in questa zona. Il jerk di solito è una delle esche principe per queste situazioni e della primavera, insomma. Cambiamo spot, ragazzi, porca. Il luccio è un bastardo, per cui non basta centrare il periodo giusto, la giornata perfetta, le condizioni ottimali, ma bisogna proprio prendere anche il momento giusto, in quanto ha delle finestre d'attività molto ristrette e magari all'interno di una giornata peschiamo per ore e non prendiamo niente, poi nel giro di mezz'ora si prendono 3 o 4 lucci perché si attivano così. Quindi la soluzione è solo una, crederci e continuare a lanciare costantemente. Eccolo, ce l'ho. Sì. Sì, è carino. È un belluccio.
Primo pesce. Ecco qui, un bel italico. Adesso sarà un pesce da 85. Però è molto in forma, bello largo di schiena. Ha fatto una bellissima mangiata sul jerk. Jerk artigianale Svenbolur. È bellissimo, veramente, veramente figo. Pesce. Ecco qui un altro lucciotto, questo qui è piccolo, però è stato bello perché all'interno delle ninfee ha mangiato a vista sempre jerk Svenbolur, questo colore sta funzionando, e adesso lo lasciamo andare che c'è vento, continuiamo e prendiamo la trisnonna. Bene ragazzi, da che sembrava venisse giù il finimondo, tutto coperto e tutto quanto, è arrivato il vento, tempo mezz'ora, estate, sono scomparse le nuvole e quindi adesso la nostra pesca in acqua bassa mi sa che sarà ben poco fruttuosa e ci sposteremo più fondi, proviamo a vedere se riusciamo a prendere un pesce in profondità. Caldazza. Ok, questo qui è un pick shad che ho montato appositamente per la pesca sul fondo in modo tale che mi consente di andare giù velocemente, di appoggiarmi anche sul fondo senza rischiare che le ancorette si impiglino e raccolgano sporco o che proprio si impiglino. Posto, ma è una merda, Vito. Ci siamo messi fuori da punte, da punti che sappiamo possono essere buoni, però sono posti vastissimi. Quindi bisogna veramente continuare a lanciare. Abbiamo fatto 1 milione di lanci e bisogna farne almeno 10 milioni. Arrivati i 10 milioni sicuramente arriverà anche il risultato. Bello. Qua. Devo dire che presi così a spinning hanno il loro perché. Ha fatto una manciata devastante, ma strappato la canna, cazzo. E anche il combattimento quando è importante. Niente, adesso abbiamo appena preso un siluro, il luccio non vuole arrivare, bastardo. Questo qui è, sono sicuro, essere uno spot della Madonna, la profondità è giusta, ci sono tutti i pesci. Però sicuramente la giornata non è delle migliori, l'alta pressione che è uscita le ha bloccati totalmente, dobbiamo insistere e non è detto che riusciremo a prenderla.
però non desistiamo. Buongiorno, come sicuramente avete notato dalla mia nuova acconciatura, questo appunto è un nuovo giorno, in quanto quello che avete appena visto risale ormai a un paio di settimane fa. Abbiamo deciso di tornare oggi perché, come appunto avrete notato, gran parte della giornata era stata caratterizzata da condizioni non buone, quindi ci siamo presi un'altra mezza giornata. Proviamo a fare solo il pomeriggio e vediamo se riusciamo a prendere un luccio in acqua libera. Quello che in gergo si chiama fare un drift, quindi la barca viene portata giù dal vento e noi continuiamo a lanciare sull'acqua nuova, su spot non ancora pescati, e usiamo l'elettrico per correggere l'andatura della barca e basta, ma non per dargli la velocità. Sì. Non so cosa dirti, mica. Quelle schede lì sono tutte. Che cazzo devo dire? Cioè, primo drift è andato. Abbiamo avuto una mangiata in caduta mentre scendeva lo shad e una sotto barca. Adesso sono delle condizioni ottimali perché c'è un vento bellissimo che ci fa fare un drift perfetto. Torniamo su e lo rifacciamo tutto. A montare un Black Minnow da 200, mi ha messo al posto dell'amo una montatura con un'ancoretta da 2.0, testa da 60 grammi, quindi veloce, abbastanza compatto, molto visibile. Vediamo se riusciamo a incocciare il nostro pesce. Grande. Com'è? Dai, dai, dai. Finally! Minchia ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Oh, 1.100.000.000 di lanci! Eccolo qui, un italico, un altro italico, vedete proprio la livrea classica, le pinne chiare, queste macchie molto allungate, e lui, pesce in forma, è lunghissimo. Dire che in questo lago è difficile prendere pesci molto grossi, ma noi non siamo venuti per i mostri, ci accontentiamo e siamo contenti, lo lasciamo andare e continuiamo. Thank you.
Niente, l'aver cambiato e l'aver messo il fish sembra aver pagato subito in quanto abbiamo preso un pesce. Probabilmente l'aver rimpicciolito la taglia dell'esca che stavo usando sta pagando adesso. Pronto, potrebbe essere troppo facile. Ancora? Stavo guardando l'oro. Che bello, sì! Minchia ragazzi, cazzo l'abbiamo preso! Mi capito un martello! Avevo la faccia davanti all'occhio! Sì! Cazzo, sì! No, sono troppo contento ragazzi! Troppo contento! Cazzo! Che pesce! Ce l'abbiamo, cazzo, ce l'abbiamo! Cioè guarda, quando hai ferrato, guarda, ero così. Va benissimo. Guarda che grosso questo, eh. Un bellissimo pesce, ragazzi. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Un milione di lanci. Siamo tornati dopo il primo giorno. E questa è la ricompensa, sono al settimo cielo, un pesce bellissimo. In questo lago vale veramente tantissimo. Un bellissimo 101. Lasciamolo. Ciao bella! Oh cazzo sì! Ho messo poco fa delle storie su Instagram, ho visto che sono interessate moltissime, infatti mi avete mandato un sacco di messaggi per chiedermi informazioni, quindi ve lo faccio vedere anche qua. Io ho un 36 volt come motore elettrico, quindi ho bisogno di 3 batterie e avevo 100 kg di batterie, 30 e passa kg l'una. Li ho tirate via perché ho messo questa bellezza al litio della Litio Store, che mi ha letteralmente svoltato la barca perché mi ha permesso appunto di togliere 100 kg più i caricabatterie, rimpiazzarli con soltanto 30 kg. Caricabatterie waterproof velocissimo, e grazie a questo piccolo affarino che vedete, che comunica col nostro cellulare, possiamo vedere in ogni momento, grazie all'applicazione, lo stato di carica. Questo è dopo 2 giorni di pesca, impressionante, abbiamo consumato soltanto il 13% e tutte le sue tutti i suoi parametri e tutto quanto. Quindi da qui possiamo inoltre impostare tutti i parametri in base alla barca che abbiamo e tutto quanto. Quindi che dire, vi straconsiglio questa e le altre batterie della Litio Store che trovate sul sito. Tra l'altro sono le più convenienti che potete trovare. Se volete un ulteriore sconto del 5%, utilizzate il mio codice sconto Tony Litio e appunto avete un ulteriore sconto alla cassa. Grazie infinite per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, se avete qualcosa da chiedermi commentate, lasciatemelo qua sotto appunto nei commenti. Attivate la campanellina delle notifiche, iscrivetevi subito e ci vediamo prestissimo.